Questi dicono di stare dentro casa, io sto dentro casa con due zombie, eccoli qua, uno e due, due zombie. Ditemelo se siamo già morti, eh. Non si va a scuola, c'è la fine del mondo, zio. Viva il coronavirus, fra. Il corona che? Al legame covalente. I giovani raccontati attraverso un film che ne descrive debolezze e rinascite. L'associazione DITE ha sostenuto la realizzazione del film Ragazzaccio, una panoramica delle vite della generazione Z a cavallo tra Covid e guerra. Il cyberbullismo viene descritto attraverso tutti i suoi risvolti, anche istruttivi. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Giuseppe Lavenia, psicologo e presidente dell'associazione DITE. Questo film parla di un ragazzaccio, un bullo, e ci fa vedere come un bullo ha vissuto il periodo del Covid, ha vissuto la didattica a distanza e come anche appunto un ragazzo difficile, complicato come questo ragazzaccio, attraverso le relazioni, attraverso la relazione con un prof, attraverso un amore, può cambiare e trasformare la sua rabbia in qualcosa di migliore. Il ragazzaccio parla anche di come i ragazzi hanno messo in sciopero la loro vita in questi ultimi due anni, quanto hanno sofferto. Mi fa ritornare un attimino a ripercorrere il periodo della pandemia, visto però appunto con gli occhi dei ragazzi. E quindi il film è per loro, parla di loro e parla del loro vissuto. Silvetti fuori. Fuori da che, prof? Da camera mia. Sotto casa c'era tipo un vigile, mi ha chiesto l'autocertificazione. Lo sai quante sono? 560 euro! Un ragazzo su tre, nell'ultimo sondaggio dell'associazione, aveva dichiarato di provare come sentimento predominante un forte senso di rabbia. Nell'adolescenza la rabbia è un'emozione importante perché esprime molto spesso quello che è un umore basso, un umore depresso, un umore triste. E a differenza di noi adulti che esprimiamo la depressione, la nostra tristezza con un umore basso, qua siamo apatici, poco reattivi, in realtà nell'adolescente più l'umore è basso, più la rabbia è forte, più esplosiva. Ed è per questo che sentiamo sempre parlare di ragazzi arrabbiati, di baby gang, di atti di bullismo, atti di aggressività importante. Probabilmente è proprio la rappresentazione del malessere che vivono e che già in adolescenza c'è, perché appunto è una fase continua di cambiamento, e in più questi due anni di pandemia stanno portando il risultato, perché la pandemia fortunatamente sta passando, ma il trauma, quello psicologico e emotivo che hanno vissuto, ahimè, resta, e quindi bisogna lavorare affinché stiano meglio. Allora, poi non mi venite a parlare di sensibilità, perché questo ragazzo ha bullizzato un disabile. Tuo figlio è un bullo, ne parla tutta Italia, su tutti i telegiornali, tutti i social. Ho il Covid. L'ho preso. La settimana sembra che sia scesa la sera. Sai che differenza c'è tra te e il coronavirus? Tu colpisci anche chi ha la mascherina. Sempre più spesso questo stato mentale sfocia in atti di bullismo e cyberbullismo tra i più giovani. Il cyberbullismo è cresciuto durante il periodo della pandemia e tuttora siamo a livelli un po' più alti rispetto alla pre-pandemia. Non sono così differenti o così forti, non c'è questa differenza così importante dei dati. Direi che c'è stata anzi quasi una sorta di costanza nel mantenimento del cyberbullismo. Si sono ridotte naturalmente a causa della pandemia le situazioni di bullismo, ma sono aumentate quelle legate al cyberbullismo. Ed è proprio quello che avviene per esempio durante la didattica a distanza nel film Ragazzaccio. Avverrà e vedrete un episodio di bullismo fatto ad un ragazzo disabile. E purtroppo il cyberbullismo non è stato soggetto a restrizioni, quindi purtroppo è rimasto attivo ed è stato molto molto forte, e ahimè probabilmente molti dei bulli che non erano nella rete poi si sono anche riversati nella rete, quindi per questo abbiamo avuto un aumento in questi ultimi due anni del cyberbullismo o del bullismo online. Questa è da sospensione a oltranza. Scusate, se continuiamo a insegnare l'esclusione non avrà mai modo di imparare, lo capite? Io con te il tempo lo impiego. Come racconta anche il film, è possibile incanalare questa rabbia in modo costruttivo. La rabbia si può incanalare cercando di rielaborarla
in maniera positiva. E soprattutto la cosa importante che porta questo film è che racconta il vissuto del bullo. Nel film si cerca di far vedere proprio come investire nelle relazioni costruttive, dare fiducia a questo ragazzo di poter cambiare modalità di rappresentare la sua rabbia, la sua tristezza, può essere la soluzione. Noi dobbiamo cercare di riprenderci cura della salute mentale dei nostri figli, chiedere come stanno, chiedere anche come vivono la loro vita online, fare più domande possibili, essere curiosi, cercare di far capire che attraverso la relazione ci si può aiutare, ci si può sostenere, e soprattutto la relazione, in questo caso la relazione con un professore illuminato che è Beppe Fiorello, è una relazione d'amore che si fa costruire durante appunto la didattica anche a distanza, può trasformare quello che agli occhi di tutti era un bullo. Probabilmente tutti noi cerchiamo un aspetto identitario, no? Quindi a volte dietro al bullo si nasconde un ragazzo molto molto fragile che ha solo bisogno di amore, come viene detto nel film, no? Il virus più contagioso poi resta l'amore e la relazione, no? Quella che si costruisce. Ma ti sei mai innamorato? Silvetti innamorato! Silvetti innamorato! Io sto bene. Silvetti innamorato. Forse mi piace uno. Guarda, a me è tipo l'opposto. La regola del bullismo è l'esclusione, no? Ma noi siamo i primi ad escludere chi è diverso da noi. Quindi il bullo viene sempre visto come il cattivo perché fa male agli altri, ed effettivamente, oggettivamente è così, fa male agli altri. Ma fa male, se ci riflettete, in primis a se stesso, perché questa sua rabbia lo porta con il tempo ad essere sempre più escluso e sempre più isolato. Anche la scuola, no, deve cambiare rispetto a questo. All'interno del film il bullo dice: ma non mi avete insegnato niente, non mi state insegnando niente, anche voi siete come tutti gli altri, non mi permettete di comprendere quale errore sto facendo lasciandomi in dad. Probabilmente dobbiamo lavorare per essere inclusivi anche rispetto alle persone che hanno difficoltà. Ma sì, il Covid è tipo un bullo, basta un po' d'amore e se ne va. Quando respiri, facci caso.